lavoriamo giocando, cantando, e usiamo gli strumentini e ci si diverte. Però la nostra idea è avviarli alla musica, quindi senza bugie, senza storie, senza fazzoletti colorati e senza le note a colori. Noi indirizziamo verso la musica in maniera così, attraverso il gioco, perché così un giorno, se qualcuno di loro decidesse di studiare uno strumento, di suonare uno strumento, è già avviato. Se qualcuno decide che la sua esperienza musicale passa soltanto attraverso questo, ha avuto un'esperienza musicale reale, perché noi qua facciamo musica davvero, giocando facciamo musica, non è che giochiamo con un po' di musica. Ascoltare i suoni, immaginare che cosa ci dicevano i suoni che ascoltavamo, anche rumori strani che vi faremo sentire. Abbiamo poi cominciato a decodificare questi suoni, a capire se erano suoni acuti o suoni gravi. Li abbiamo abbinato anche a degli strumenti che producono suoni acuti, suoni gravi. Abbiamo visto un po' di strumenti, li abbiamo toccato, li abbiamo suonato, abbiamo capito come producono il suono, se sono le corde che suonano oppure se c'è bisogno di soffiare con l'aria far suonare lo strumento, se bisogna battere e percuotere. E abbiamo imparato anche a rispettare i tempi di tutti quanti, il proprio turno, suonare in un certo momento, e piano piano siamo riusciti anche a controllare quello che facciamo e suonare 1, 2, 3 colpi, quindi anche a saper contare e gestire il suono. Stavano dei suoni acuti e dei suoni gravi. E in questa storia c'è un signore che dorme sotto un albero. Mentre dorme, sapete, fa... Però da lontano si sente il temporale. Lui crede ogni volta, si sveglia dicendo, oddio, sta per piovere. Ma era un vero temporale? No. Chi era che faceva questo? E i violoncelli facevano il suono dei, dei tuoni. E invece, mentre il signore dorme, qual è lo strumento che si sente suonare? I violini. Brava, Luce sa tutto. Pure voi lo sapevate che erano i violini. Io ho la copia di suono, perché dai, secondo me non ci sono più tuoni. Possiamo dormire tranquillamente. Dormite, dormite tranquilli, perché non ci sono più. Woo!
concerto L'estate delle quattro stagioni di Vivaldi. Cantiamo queste tre canzoni che noi sappiamo benissimo. La prima canzone, la voce è media. Poi viene la canzone con la voce grave. Infine viene la canzone con la voce acuta. Yeah.
grande chiasso finale, vai! Sapeva suonare soltanto uno, faceva. Dopo però è andato a lezione di sassofono con il maestro Alessio, che noi abbiamo avuto anche qui da noi, e Alessio l'ha insegnato a suonare anche due e tre. Infatti ha imparato come noi a suonare due e tre, quindi noi ci prepariamo per fare la stessa cosa. Abbiamo il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Anzi, ve li facciamo vedere bene, bene, bene. Che sono così. 1, 2 e 3. E vi facciamo sentire quindi la nostra musica. Con la testa, pam pam pam.
dinosauri, dinosauri, come sono grandi, forti e terribili. Dinosauri, dinosauri, come sono grandi, forti e terribili. Bum, bum, bum.